Perfetto, sì. Ok, puntata post Ferragosto, quasi la dichiarerei come fosse un mid-season, un metà stagione di un'estate al mame. Oggi faremo un gioco che mi sta particolarmente a cuore. Tra l'altro anche la mia età, questo gioco è della Taito, siamo 1989, ecco come potete già vedere dalla schermata, la avvio e Kadash. La versione italiana, tra l'altro, perché questo è uno dei pochi giochi che erano tradotti in italiano male, vedi, tipo il nome è stato memorizzato, non si sa cosa voglia dire. Intanto che parte la demo, che dopo partirà un piccolo intro che voglio far vedere per completezza. Sì, diciamo che Kadash è uno anche, è un genere particolare, praticamente un GDR a scorrimento coin-op, cioè per la sala giochi. Però fondamentalmente cos'è? È un picchiaduro a scorrimento, passatemi picchiaduro, però con elementi GDR. Io adesso un attimo alzo per me il volume, un pochettino. Sì, si sono visti i nostri eroi, ecco qua, e la principessa è stata rapita e sta a queste quattro classi selezionare. Si può giocare anche in quattro con il sistema LAN, però noi siamo da soli e senza indugio andiamo. Vedi, you can still play, nel senso che adesso i cabinati si dovrebbero sincronizzare per poter giocare. Abbiamo quattro classi, le comincio a spiegare perché dopo forse avremo meno tempo. Il guerriero è classico, picchia melee, quindi a poca a distanza ravvicinata, corazza, vedi, è il più forte. Non può fare magie, non può fare nient'altro. Lui non ha molta potenza, ma ha arti magiche offensive e anche il veloce a recuperare. Non sapevo. La priest, cioè la chierica, ci ho fatto l'altra volta una run, è equilibrata e ha molte skill di cura, anche di veleno, insomma, di supporto. E quello che useremo noi è il ninja, ovvero più veloce. Non può fare magie, ma lancia i pugnali. Quindi, let's go. Si può inserire il nome. La corazza, esattamente. Il guerriero può avere la corazza. Noi facciamo danno velocemente. Ecco, benvenuto Dan. Aspettavo già il primo errore di traduzione. Da molto l'arrivo di un valoroso. Eccomi. Volte il regno di Derzar era un paese di pace. Poi venne il perfido Barog e rapì la principessa Sarasa, la mia unica figlia. Così la pace fu distrutta. Beh, solo per quello, un po' precario sto governo, come il nostro. Alla mia fiducia, salva mia figlia, la principessa, adesso vai, Dan, let's go. Questo alla fine, no? Ecco, se tu. Come fai a gestire un GDR con due pulsanti? Ecco, ha totalizzato, vedi già errori di traduzione. Così qua è chiuso. Devi usare la chiave dello stesso colore. Fin qua non c'è. C'è poco da capire. Il Giappone. Sì, non lo posso dire. Quello lì, sì. Esatto, io uso il personaggio giapponese. E a tempo, però noi non ci interessa perché dovremmo fare in tempo. Noi possiamo anche dialogare. Vai a destra lungo questa strada, troverai l'entrata della caverna. No, io posso andare solo a destra, quindi. Molti pericoli. Ci sono i negozi, come no? Lui mi sembra uno saggio. Cosa dice? Non perdere tempo. Comparirà un mostro. Non ci ho mai provato, però noi andiamo. Quella è la letta, esatto. Scendiamo, vedi, sotto il villaggio già c'è il primo dungeon. Mi si sente bene, no? Tutto a posto. Se io rimango fermo, appaiono le stat. E i primi elementi GDR sono questi. I nemici droppano delle sacchette di danari dove possiamo acquistare poi cose. Il gioco comunque dura un'oretta, 50 minuti, adesso ce lo facciamo tutto. Già sudo, perché calma, questo formato è proprio sconsigliato. Allora, lui può sparare in diagonale se non sbaglio, ottimo. Ecco, ti pareva. Quindi anche sezioni di platforming. No, non cadiamo sotto, se no è la fine. Perfetto. Quindi diciamo era peculiare perché un GDR coin op per arcade mi sembra strano. Eppure eccolo qui. Questo è molto bello, mi piace un sacco. E ci sono affezionato anche perché è dell'89, a parte mia età.
Nonché nel mio bar, noi abbiamo un bar, all'inizio avevamo il cabinetto, io non ero ancora nato perché sei nato via, sei uscito quando sono nato io non l'ho fatto in tempo a vederlo, ma c'era il cabinato di Kadash nel mio bar, che mio nonno ne prendeva tanti di cabinati, ho scoperto, questa è una cosa che ho scoperto recentemente, chiedendo mio fratello, ecco. Se cool male, se hot bene, perfetto. Tanto Rania ha usato il medical herb, benissimo. Tanto non ci interessa perché ecco, Dan è morto, perfetto. È risuscitato miracolosamente. Ecco qua c'è c'è il vulcano che è eruttato. Aia. Via. Arrivati. Strelu, strelu, presto presto ritornello. Ecco, c'è un tizio per. No, non andare più avanti, c'è un mostro più avanti. Oh, e vabbè, proprio sono qui per questo. Eccolo qui. Ti pareva? Vabbè. Ci provo a non farmi colpire, ma. Perfetto, è andato ad un livello più su, come è giusto che sia tradotto. Benvenuto, ho aspettato per molto questo tempo, no, ho aspettato per molto tempo qui in questo posto che arrivasse un valoroso. Eccomi, ora il viaggio sarà molto duro, affronta le forze malefiche con il tuo cuore coraggioso, ora posso aprire questo sigillo e aprilo. Ecco qua, siamo nella prossima città. Qui sei nella città di Marineid, perfetto. Il bambino cosa dice? Conosci la storia della piovra gigante chiamata Kraken che vive nella caverna di questa città? La nostra città ha avuto un accordo con un Kraken, il sacrificio di una giovane donna in cambio della pace. Anche quest'anno la figlia unica di una vecchia signora che vive dall'altra parte del ponte sarà sacrificata. Volete aiutare questa povera ragazza? Cioè, alla fine c'è delle sub-quest, alla fine è una specie di Dark Soul, no? Nel senso che la gente pensa che Dark Souls non c'era scritto niente, alla fine questo è simile, tu pochi dialoghi, tu devi andare avanti, poi per esempio adesso noi sappiamo che dall'altra parte del ponte c'è una vecchia, se leggiamo bene, intanto vado al negozietto, oh Socrate, dammi qualcosa, vuoi comprare qualcosa? Sì, hai digitato? Sì, questo è guerriero, guerriero, il mago. E io ho questo, ve la faccio breve, so già che posso comprare solo questo. Butterfly Knight può portarlo solo il ninja, e io lo sono. Vuoi qualcos'altro? No. Per favore torna, se c'hai roba buona, questo ci abbiamo. Non so se c'è un accordo. Accetto, per salvare la figlia muoiono tutti perché il Kraken li uccide. Aspetta un momento, no, però adesso vedi com'è la situazione. Ho visto la primavera. La primavera dentro la caverna dove vive la sirena. Ah, questo è interessante. Questi dialoghi sono tutti collegati, è vero, adesso non spoilerò niente. Ecco, questa è la giovane donna, parliamo. Cioè io ogni volta devo lanciare un pugnale per parlare, non è. Oh, valoroso! Vuoi sentire la mia storia? Sì, un giorno trovai una ragazza che giaceva davanti alla mia porta. Ella mi disse che non aveva genitori e che era affamata, non so perché l'ha diviso. Mi fece compassione, forse perché stava affannando. Mi fece compassione, così la portai nella mia casa e la crebbi, esatto, tutto attaccato come una figlia. Era una brava ragazza con un cuore gentile. Questa ragazza ora sta per essere sacrificata a Kraken. No, non ho letto. Sì, la voglio sentire. Bla 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 bla. Ho skippato troppo presto. Questa ragazza ora sta per essere sacrificata nella caverna. Valoro salva questa ragazza. Beh, avevamo letto tutto, quindi. Non farlo, che accettino le conseguenze. Mi dispiace, la prassi è questa. Andiamo dal Kraken. Ma infatti anche io ci ho pensato, eh. Ok, l'acqua non ci posso andare, quindi. Ok, no, per un attimo mi si è impallato il gioco, ok. Io sto sudando più che ho paura che salta la connessione o cose varie.
I ciambottini, dove, da noi si chiamano i ciambotti questi. No, oh, posso sparare anche in basso, ottimo. Quando a un certo punto un troll è andato un livello più su. Perfetto. Io raccatto adesso molte sacchette perché mi serve il cash, per comprare poi i potenziamenti, ecco. Ho messo un po' di creditini e andiamo. Comunque mi devo concentrare perché non è scontato questo gioco. L'arma non funziona, perfetto. E a noi non ci interessa. Precisi. Ok. Qua non li posso colpire, vero? Ci ho già provato. Ma ripeto, questo mi è piaciuto sempre un botto sto gioco. Poi si può giocare in quattro, dicevo in LAN, nel senso che c'erano i cabinati collegati, quindi ognuno poteva essere una classe. Io però l'ho finito solo, sì, con la chierica che bulla un bel po', appunto c'ha tutte queste mosse di supporto e il ninja. No, poi con la chierica poi alla fine non l'avevo finito, però sono arrivato verso la fine. L'ho finito per la prima volta qualche giorno fa perché magari c'era un imprevisto come nell'ultima live che non mi faceva continuare, ma io ci sto attento. Ok, qua vado prima qui perché voglio far vedere una cosa proprio per completezza. C'è una primavera meravigliosa. In verità ecco cosa voleva dire, una traduzione malsana, voleva dire spring sarebbero le terme o le cascate, no? Giusto, mi pare. Quindi c'è una spring meravigliosa, poteva essere anche c'è una molla meravigliosa, ma meglio primavera che molla. Ecco, ecco la ragazza. Kraken è arrivato. E già mi ha rotto. Poi sono un ninja, cavolo mene. Io ci provo a farlo schivando, ma ecco appunto, sono stato disintegrato. Ok, adesso appare di qua, vero il tentacolo? No, però sì, faceva sta finta qua, maledetto. Che è Timothy? Maledetto. Sarà contento Abisso. Povero signor Kraken, truffato così, esatto. Io non so chi sei, ma grazie per avermi salvata. Cosa? Tu conosci la mia vecchia signora? Oh, capisco, lei ti ha chiesto di salvarmi. Ho qualcosa da dirti, vuoi seguirmi? Esatto, seguiamola. Sì, ma attenzione, qua c'è il mega plot twist adesso. No, non è vero. Era una sirena, come vedi in realtà sono una sirena, ho desiderato molto essere umana e sono venuta sulla terra. Svenni davanti alla casa della vecchia signora, lei mi raccolse e mi diede il suo amore. Volli ripagare tanto affetto offrendomi in sacrificio, quindi alla fine l'ha voluto lei. Ora che ho potuto aiutarli voglio tornare a vivere qui dove vivevo prima. Per favore non dite niente alla vecchia signora, si intristirebbe troppo. In ringraziamento vorrei darvi, vabbè, mi ha dato la scaglia di Mermaid. Ora posso liberamente andare per il mare, ma non qui. Non qui, qua è proprio blocchetto. E andiamo avanti. Cioè, visto che quest incredibili c'ha questo gioco. C'è anche un po' di backtracking, addirittura, cioè incredibile. Ok, andiamo avanti. Però bene o male, tutto lineare, se non. Ma qua è vero, mi ricordavo le api, ma. Sì,
Sì, però il Kraken è morto alla fine, quindi si è risolta la situazione uguale. Ecco, se ero il chierico, potevo curarmi dal veleno, invece adesso morirò. Perché non ho comprato l'antidoto. Dopo ne compro un po', tanto c'ho una marea dei soldi. Oh, ah, ecco, disintegreto. Aia. Ma quindi quando devo fare così e poi così, ok. Questo è velocissimo, ma basta. Ecco, non fare così. Aia. Vabbè, era solo per capire come si facevano damage. Quindi saltare ogni volta. Vabbè, basta, mi sono stufato. E ora possiamo immergerci qui. Con questi esseri maligni. Aia. Questo tipo dei beholder acquatici, non si è capito bene. Hanno usato il deep web, probabile. Perché il ninja cosa c'entra in effetti? Ecco qui, prima di entrare qua, andiamo qua, che l'altra volta l'avevo saltato, e acquistiamo un po' di robetta. Ah, qua posso andare avanti, ma sicuro non c'è niente, non ci interessa. Poi sono le classiche, no, di D&D, il guerriero, il mago, il chierico e il ninja, chiaramente. Qua cos'è che posso comprare? Ah, il three-way cutter. Perfetto. Vuoi qualcos'altro? No. Per favore torna. Ma sei sempre te, c'hai negozi dappertutto, Socrate. Va bene, buona. Buonale. Se vuoi lascia scorrere se ti va. E niente, qui andiamo avanti. Però prima saliamo su, vi faccio vedere. Nuovo scenario. Siete nella foresta degli gnome. Ovvero i nani. Li avete visti nella foresta degli gnome. Nelle case degli gnome possono entrare solo gli gnome. Quindi neanche a stare a perdere tempo a fare tutti questi dialoghi inutili. Andiamo avanti. Scendiamo. Ah no, ok. Qui... No, ci vado per completezza. Dice: c'è un profondo precipizio e non è possibile continuare. Allora dovremmo trovare qualcosa, no? Ah, qua è interessante. Questo è un nascondiglio degli gnomi, dei nani, sulle rive del fiume. Infatti eccolo il fiume, non a caso. Lui però vende una rossa. Come va? Sei in un ferramente. Vuoi comprare qualcosa? Sì. Volevo comprare questo. Questo aumenta. Sì, compro anche questo, va. Posto. Aumenta la vita massima. Ehi, quanti siete? In 5, 6? Scrivete pure se volete, mi fa piacere. Ah no, ok, stavo tornando indietro, vedi, se quando uno stream si distrae, allora. Ecco, già medica l'erba usata, fondamentalmente. Ho messo un po' di creditini, intanto. Ah, vedi? Il veleno è stato eliminato, però non è vero perché già sono stato riavvelenato. Quello mi dà fastidio quando scatta, non si sa mai cosa vuole fare. Andato un livello più su, vai. Però sto salendo poco, L'altra volta era salito di più, mi pare.
Il classico beholder acquatico, famosissimo. Ahia, ma cavoli. Comunque, questo gioco, a parte il filmato introduttivo dove si vede la principessa che è tipo disegnata in stile manga, a me c'ha uno stile in verità molto dark, anche le illustrazioni usate, non essendo della Taito, famosa anche tipo per Puzzle Bubble, così. Ecco, Worm è arrivato, ecco, te. No, no, aspetta, mi devo allontanare, ok. Prende così, basta saltare. Beh, manco troppo in verità. Oh, maledetto. Cavolo, ha totalizzato il Worm Thread. Aspetta, c'era un passaggio qua, mi pare di no, vero? No, infatti no. Che dico. E sì, adesso bisogna, col World Thread possiamo tornare in quel punto dove c'era il precipizio. Quindi oggi è più gameplay che storia del gioco, perché tanto alla fine, a parte quelle cose lì, non so nient'altro, non c'è poco da dire, credo. Possiamo dire che è uscito, mi pare, anche per Mega Drive, sicuramente. Non so se a mio fratello gliel'avevano anche prestato successivamente, non è che noi c'eravamo in coin-op, dicevo. E forse per TurboGrafx, mi pare, non so. Mi pare di sì. Qua è dove c'erano i nani sulle rive del fiume, ma noi andiamo avanti, cioè avanti indietro, e torniamo qua. Oh, a volte mi dà fastidio, ok. Ha preso la corda. La corda ha colpito il soffitto e è rimasta impigliata. Ecco, e sono morto. Poi sono morto. Ah, questi vedo, non si vedono mai fino all'ultimo. Se vado là è per tornare indietro, ma noi dobbiamo andare qui. Madonna, ste api, eh. E dici, come fai a usare tutte le magie con due tasti? Praticamente è un sistema molto semplice. Tipo, rimanendo fermo, abbiamo detto, possiamo vedere lo stato. Le magie si tengono premuto, devi tenere premuto il pulsante d'attacco e scorrono come una slot, molto lento, ovviamente. E quando rilasci, la scegli. Però adesso il ninja, appunto, ha la peculiarità di colpire a distanza, quindi non ci interessa questo tipo di gameplay. Tanto non si può vedere tutto, quindi per ora vediamo il gameplay spara tutto, diciamo, visto che lui spara a distanza. Invece gli altri sono bene o male all'avvicinamento. La chierica, dicevo, mi piace molto perché ricorda il gameplay molto alla Castlevania. Proprio Castlevania scritto. Perché ha questa frusta che colpisce verticalmente anche, eccetera, eccetera. Orizzontalmente. No, qua ci devo andare dopo. Adesso io devo andare qui. Comunque questo è forte, il Freeway Cutter. Ecco, sto salendo a manetta adesso. Si vede che queste danno un botto. Però è più forte, secondo me, quello che troviamo dopo. Cioè, questo è un più corto raggio. Ah. Ok. Mi pare che da qui non mi dovrebbe mai colpire. Perfetto. Un elixir. Però stavolta torniamo indietro, non andiamo avanti. Oh, quando è così mi si impalla. Ok. Che non ci interessa l'elisir, non è un oggetto chiave. Però io pensavo fosse quello che ti fa diventare un gnomo, dici la prima volta. Ok, questi sono indistruttibili. Vi faccio apparire il messaggio per farvi capire. Bisogna andare giù qui. C'ho delle api. Ah no, delle arpie, giusto.
c'è una mini sezione di platforming. Vai, in verità basta fare così. Ok. Questo mi ricorda molto Dark Souls, no? Che ti tiri oltre alle sbarre, no? Però vedi, anche qui non ti dice niente nessuno, te devi andare, no? Capito? La lore la scopri te parlando con le persone, non c'è nessuna cutscene, cose varie. Ecco, per dire che Dark Souls non è che ha inventato niente, una volta era così. Ecco, ora siamo dall'altra parte. Perché se noi andavamo, superavamo il villaggio degli gnomi, ti diceva che c'era una foresta senza fine, andavi all'infinito verso sinistra. Invece noi arriviamo da sinistra, così troviamo il Flower of Maya, il fiore di Maya, che ci permette di appunto superare questa barriera infinita e rimpicciolirci, e quindi diventare anche noi un nano. Così possiamo andare a comprare da qua cose varie. Vuoi comprare qualcosa? Sì. Questo che sembra da donna, ma in verità è un pettorale potentissimo, la Leather Suits, e noi ce la spariamo. Vuoi qualcos'altro? No, perché non posso comprare altro. E ora siamo neri, come Hayabusa. Il gioco si sente bene, spero, sì, oltre che la mia voce. Vi faccio vedere anche una meccanica di riposare. Aspetta, qua c'era qualcuno con cui parlare? No. Costa 50 gold e noi rimaniamo. Grazie. Vedi, si può riposare come una locanda. Buongiorno. Grazie. Però adesso noi dobbiamo andare avanti. Mi sa qua. Se andate a sinistra trovate la foresta del labirinto. Si dice che entrando in questa foresta ci si perda. Però noi siamo arrivati da lì, quindi non succede niente. Mi sa che è qui che dovevo comprare le cosette. Quando compri la chiave d'argento da fare è di aprire la porta che segue, certo. E noi la compriamo. Ora possiamo aprire tutte le porte d'argento. Se noi parlavamo, diceva, il continente a fianco conduce al, conduce al vicino continente, state attenti a come procedete, si doveva scriversi, vabbè. Io leggo poi anche con gli errori. Sì, perché se parlavi con un gnomo diceva che il continente adiacente, dove siamo arrivati ora, col portale, era sotto attacco. Perfetto, siamo alle battute finali, ma ancora c'è. Si può vedere il castello dall'altra parte del mare di fiamme. No, in verità ancora voglio, questo è il, diciamo, il preludio. Dobbiamo entrare nel castello di... non mi ricordo come si chiama. Atuto, per favore, aiuto. Infatti quella l'altra volta, ma ci avevo provato, e puoi parlare con i morti qui. Ridateci il nostro paese, la nostra pace. Infatti è inquietante questa cosa. La nostra nazione era un paese di pace, circondato da una natura bellissima, ma un giorno un gruppo di banditi venne, uccidendo la nostra gente e distruggendo il nostro paese. Solo poche persone fuggirono nella caverna, ma probabilmente non sopravvissero. Infatti, questo è figo saperlo, perché andremo in questa caverna per farole. Che è quella di Zelda, no? Per favore, inseguiteli per vendicare quello che ci hanno fatto. Oh, interessante, c'è scritto tomba di Abel. E c'è un cane. Vedi, così, proprio molto vago, capito? Ecco. Questo, diciamo, potrebbe essere un precursore di un Metroidvania. Di un Super Metroid o di un... di un Castlevania, appunto. Cioè di quelli appunto che puoi girare liberamente. Non sto parlando dei primi tre a scorrimento, chiaramente. No, sono proprio contento di aver portato questo Kadash, veramente figo. No, qua conveniva farmare un po', cioè nel senso prima distruggerli, poi il fulmine mi pare ha un pattern, ecco, che non ci ho preso. Qua se ti fermi, ok, esatto, sulle tombe quasi, ecco. Qui anche, no, qui al ritorno forse. Ok, siamo livello 9, esperienza, perfetto, e scendiamo nella cripta.
No, nella... come si può dire? Sì, la cripta, insomma. Aia, bastarda. Quando devo cercare di non sbagliare, perché ecco, la manticora o chimera, che mostro è questo? Voi la chiamo la manticora, la chimera, non so. Perché la chimera c'ha la coda da scorpione. Questa è più una manticora. Questi sono fastidiosissimi, non so se addirittura sono immortali. Ah, c'avevo l'elisir da prima. Sotto possiamo vedere il villaggio, forse... oh, chi è questo? Sei sulla mia strada, via dalla mia strada, con un cane. Forse è quello di prima, il cane. Chi lo sa? Comunque c'è il villaggio sotto, potrebbe essere quello di cui ci parlava lo scheletro appeso. Chissà, vediamo, vediamo. Ah, il cane è di nuovo da solo. Boh, wow. E non ci dice niente. Noi proseguiamo. Qua grandi rivelazioni. Questo è... lo chiamo la viverna cicciona, perché è bella, bella piena, guarda che roba. Questi danno un botto di XP, mi sa, eh. Cioè, i zombie conviene staccargli la parte sotto direttamente. Oh, maledetta. Eh sì, fin qua giù mi ha spedito, mai successo. Oh, ma quanti siete? Ma che roba? Mai successa una roba del genere? Oh! Ok, qua si può salire o andare dritti, è indifferente in verità. Andiamo dritti, dai. Pensavo sparasse il fulmine. È uguale perché quello dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare qui sopra. Anzi, forse io penso l'ho presa anche più lunga. Perché bisogna comunque andare lì in questa liana che abbiamo appena visto. No, aspetta. Giusto? Che non vorrei sbagliarmi. Ah sì, qua c'è solo uno scrigno, se non sbaglio. Contenente, non mi ricordo cosa. Un elisir, forse. No, un antidote. Siamo resuscitati miracolosamente. Ah, qua mi piace che li blocchi così. Perfetto. Piovono soldi. Comunque di soldi ce n'è sempre a manetta, eh. Poi noi perché stiamo morendo, se no c'è lo strumento della clessidra che aumenta il tempo limite. Che ho visto fare in un gameplay senza morire, bisogna comprarlo a volte. La manticora ancora. Ah, perché non faccio in tempo a distruggerla, perché c'è un botto di vita. Invece questa viene stannata, la viverna pacioccona. Qui sto controllando, ok, la chat non aumenta, perfetto. Ah, questo, madonna, sto pezzo. Praticamente tu, ecco, ci siamo capiti. Devi andare di qua, poi andare su. Ma io non... come si fa a fare in tempo? Cioè, ci ho provato senza morire, ma non riesco a capire. Ci sarà sicuramente un tempismo. Perché poi quando tu fai il saltino... Vabbè. L'importante è che abbiamo fatto, ok. Il platforming, eccolo, te pareva? Dovrebbe arrivare una piattaforma dall'altra parte. Perfetto. Ecco, questa meglio girarsi perché così
Il salto lo fa all'indietro quando viene danneggiato. Ok, siamo arrivati al villaggio dei fuggitivi. Cioè, dei fuggitivi. Questi sono quelli che si sono nascosti dopo che il regno di terrore di non mi ricordo come si chiama. La gente è fuggita dalla loro terra. Perché sei venuto qua? Tente preoccupare. Entriamo a comprare le armi. No, qua cos'è che c'era da comprare? Figo per il ninja. Yes. Ah, compriamo il Dagger of Swallow. Può portarlo solo il ninja. Sì. E Mask of Shadow può portarlo solo il ninja. No. Quindi ora siamo ben equipaggiati e abbiamo questi pugnali, questi kunai che passano attraverso i muri, quindi sono straforti. Però l'altra volta ho sbagliato perché devo entrare in questa, per andare avanti nella quest, devo entrare in questa casa che l'altra volta mi sono scordato. Mio marito Abel, no? Era un uomo molto gentile, amante degli animali. I banditi lo uccisero. Abbiamo visto la tomba col cane prima, no? Per favore, signore, mettete questo pendente vicino alla tomba di mio marito come prova che sono fuggita e sono viva. Ho totalizzato il Gina Spendant. Quindi abbiamo una quest da fare, mettere il pendente nella tomba di Abel. Infatti qua il level design ci fa tornare subito indietro perché è molto fatto bene questo gioco e siamo di nuovo qui. Vi ricordate che se io fossi caduto e non avessi parlato con Gina come è successo l'ultima volta, avrei dovuto rifare tutta questa ultima parte. E invece siamo in diretta ed è andata tutto bene perché fortuna che me lo sono ripassato il gioco. Qua approfitto dell'invulnerabilità momentanea, let's go. Ecco, ah giusto, il pattern. Perfetto. Ok. Ah, è vero. Guarda, devo stare molto attento. Ok, Dan ha messo il te pendente di Gina. Si può sentire la voce. Non ho skippato, si può sentire la voce di Abel. Il mio nome è Abel. Così mia moglie è viva e sta bene. Ora posso restare in pace e andare in paradiso. Non so come ringraziarvi. Per favore, mi dà del plurale maiestatis, no? Per favore, guarda nella mia tomba. Questa è la prova della mia gratitudine. Spero ti possa essere d'aiuto. In verità, qua devi colpirla un po' di volte. Dan ha totalizzato il Magic Charm. Ora puoi parlare agli animali. Noi sappiamo bene che il cane di Abel, di Abele, era sceso. Quindi quella persona che ci ha urtati prima, secondo la mia teoria della lore di questo gioco, quello era lo spirito di Abel che un attimo si era palesato. Quindi adesso torniamo dal cane lupo, sembrerebbe dagli sprite. Ah, giusto, siamo nel pezzo. Aia, no, vero, qua era più indietro, ok. Ah, vabbè, mi ero distratto perché voglio fare un po' veloce. Capito? Questa è tutta una farsa perché tanto c'ho i crediti infiniti. Ecco, appunto. Quindi devo ritornare un po' qua. Quindi c'è un po' di backtracking. Questi si possono sconfiggere, le pseudo, i tristi mietitori qui. Oh sì, magari mi ha dato anche abbastanza gold, è vero, perché se dovessero mai fare un seguito a me piacerebbe un botto, anche visto fatti da questi studi nuovi tipo Dotemu, così mi piacerebbe che, non so, stesso gameplay ma con piccole accortezze tipo quante XP ti dà un mostro, almeno sapere questo. E poi alcuni menu sempre a schermo. Ecco, comunque. Puoi capire cosa dico? Il mio nome è Ling Ling, capisci? Non so perché. Sì, il mio maestro Abel. Forse voleva dire il mio padrone Abel mi ha dato tutto il suo amore. I malvagi banditi hanno sistemato un rifugio sul lato opposto del muro. Spingi il muro sul lato destro, ci dovrebbe essere un corridoio che conduce al loro rifugio. Per favore, rivendicaci. Infatti, se tu vai qui. Oh, attenzione!
Muro invisibile. Ed eccoci qua. Chi sei tu? Ora che hai visto dentro il nostro rifugio non ti lasceremo andare via. Fire Elemental è arrivato. Il diavolo. Ah, io qui soffro di fuochi rally. Bisogna fare attenzione. Mamma mia. Come si fa? Vabbè. Danno totalizzato il Magic Flute. E ora torniamo dove c'era quel mare di fiamme. Ora hai vendicato quello che hanno fatto, grazie. Wog wog. Wog wog, madafaka. Si può dire, sì, ormai l'ho detto. E andiamo, 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 andiamo. Ah, la manticora. Mamma mia, che fastidio questi, oh. Oh, ma stavo... E poi, se tu già hai sparato un pugnale, non puoi saltare nell'immediato. Ok, torniamo su. Andiamo per la terza volta le trivelle, poi i fulmini. Oh, perché stavo guardando la chat, mi sono distratto. Andiamo, andiamo, andiamo. Ora veramente stiamo alle battute finali. Ah, Javier, il primo è così. Poi qua. Poi qua. Poi qua. Poi basta. Ah, dispiace che non c'è tanta gente. Questo era molto interessante. Perché appunto è un gioco un po' atipico. Grazie, pregherò per te dal paradiso. A fortuna mi sono ricordato di ricliccare qua, perché è sempre lore in più. Qua però dicono le stesse cose. La nazione non è cambiato il testo, diciamo. Il testo, eccola. Qui Dan ha suonato il flauto magico. Attenzione. È salito, quel che è? Vabbè, voi avete letto l'importante. Attraversiamo il ponte levatoio per arrivare alle battute finali. Al castello di Dizarly, come si chiama? Qua posso andare avanti? No, perché la porta è questa. Adesso qua bisogna stare un po' attenzione, perché l'ho fatto solo una volta, ma non è complicato, non c'è niente di strano, c'è solo da ricordarsi un attimo una cosa. Ecco, qua ci vuole la chiave oro, ma noi non possiamo, adesso è tutto così, tutto come lì la palestra aspetto dei Pokémon rosso, tutti questi scambi qui. Allora, no, è la psico, vabbè, uguale. Allora io posso attraversare tutto, ma noi andiamo in esplorazione. Adesso io non mi ricordo la combinazione giusta, ma non era così stramba, ecco. Guarda un po' questi figli, un bel po', guarda che roba. Ne sono altri, vero? No, stavolta questi ti attaccano, è vero. Zoomano su. Aio. Devo prima andare qui. Esatto. E ci sono un po'... una specie di palette, no, senza una specie, una palette swap del primo boss, che fa anche doppio danno, mi sa, vedi, perché trapassandolo, essendo uno sprite bello grosso, gli fa il doppio del danno questo pugnale perforante. E noi abbiamo già la chiave d'argento ed ecco la principessa. Sei venuta a salvarmi, questo è un sogno che si avvera. Io sono Sarasa, la figlia di re Derzal. Ah no, Derzal era il nostro re. Barog è un mostro terribile. Egli venne in triste giorno a Derzal e mi portò via. Mio padre cercava di salvarmi, cade nelle mani di Barog. Cosa? Mio padre è vivo e sta bene. Il buon Dio, tutto attaccato, deve aver aiutato. Da qualche parte c'è la chiave della camera di Barog. Sono sicuro che sconfiggerai Barog. Vabbè, possa Dio aiutarti. Speriamo. E qua scendiamo. Non si può staccare.
e dobbiamo trovare appunto quella chiave dorata della porta di prima. Adesso sono un po' preoccupato perché non mi ricordo bene, ma tanto non ci perderemo in modo strano, dai. Qua no, qua è solo se ti perdi. Questa non serve a niente. Andiamo in questa, che va giù dallo scheletro. Perfetto, mi ricordo. Allora so già tutto. Che però salti qui, salti qua, vai da questi grigi. Prima li tanki un po'. Oh, quanto ci vuole? Oh, mamma mia. Guarda quello, adesso lo uccido, eh. No, si è respawnato. Già mai deve succedere. Dai. Perfetto. Qua io devo sempre arrivare all'orlo perché sennò il saltino all'indietro mi porta via e devo rifare tutto. Ok. Mi porta qui, qua scendo. Perfetto. Aspetta, qua cosa c'è? Come va? Questa è un'armeria. Sì, cioè, in verità sono arrivato da dietro come l'altra volta. Spirit Ball, esatto. Questa è la mia mossa finale. No. Qua c'è la chiave d'oro che ci serve. Però anch'io l'altra volta sono passato prima qui che di là. Ma non cambia nulla. Perché noi da qui facciamo la solito trick. E arriviamo da qui e prendiamo la chiave. Perché qua dopo avrei arrivato ovviamente la ferramenta di Barog. Mi vende la roba, chiaramente. Questa è tutta lore. E torniamo indietro. Quindi, cadendo, torniamo qui e andiamo via. Alla fine l'abbiamo fatto subito, incredibile. Io pensavo di non ricordarmi, chissà dove era la chiave d'oro, e invece era abbastanza semplice. Perché prima la prima volta ho visto più stanze, ma non c'è niente di interessante. Vediamo se lei ha un nuovo dialogo. No, niente. Però sono sicuro che bisogna tornare qui perché mi ricordo. Siamo alle battute finali. Io sto morendo di caldo. Dopo l'estate al mame, si fa l'estate al mare, come è giusto che sia. Vabbè, questi mi fregano, mi danno un fastidio questi. Ma sì, io corro e basta. Il mio sprite preferito. Oh, ma quanto ce ne vuole? È più forte quello di prima. Perché solo la testa va colpita, mi sa. Ma che livello sono? Attendiamo un attimo. 12, ma mi sa che è buono, dai. Quanto mi manca per salire? Quindi 18.000 voglia, dai, non ci interessa, va benissimo, va benissimo. No, forse ho sbagliato strada, eh. Devo scendere. Ah no, va, almeno vedo una stanza nuova. Sendo clock. Qua scendiamo qua. Scendiamo qua e perfetto. Ci siamo. I soliti occhi che non si, come dire, non ricordo, l'arma non funziona. Questo si può anche ignorare, già mi danno un fastidio. Sono antipatici sti mostri, guarda. Oh, Worm, infatti mi ricordavo c'era anche un altro boss di quelli già fatti. Vabbè, avvelena pure questa versione. Ah, volevi, eh?
E poi, ok, così si fanno damage. Poi salti qui, vabbè, come ho fatto prima. Risalti, poi torni qui. Spari un po', salti. No, questa poi non so come si evita, per dire. Stavo salendo, sì. Non so come si pronuncia. Finalmente sei arrivato. Guarda che figo lui. Ma il divertimento è finito. Playtime is over. Io devo avere il piacere di terminare. Io devo avere il piacere di terminare la tua vita. Mi piace questa frase. Tradotta così. Oh no, dove mi porta? Nel suo mondo oscuro di potenza e magie. Quindi, oh, wow. Si è tramutato in un drago rosso. Questo come si evita? Forse devo andare sotto. Quando è giù devo andare qui. Perché qui... Ah, ok. E poi... Ok. Dove è andata a finire? Bene, torniamo nel regno di Derzhal. Ah, così. E voi vi fidate? Non essere ancora sicuro, Balrog è ancora vivo, te pareva. Non essere ancora sicuro, Balrog è ancora vivo. Questo cosa dirà? Ah, il re, ahimè. Il re è, ahimè, no. Non c'è più qui. No, aspetta. Allora qua cosa c'è? Eccolo. Ah, Dan, qualcosa di terribile è capitato. Mentre tu stavi cercando Brog, lui ha attaccato il regno. E come vedi, il palazzo è stato distrutto. Anch'io sono stato ferito. Bugiardo, questo non è mio padre. Attenzione, plot twist. Lui non... Oh, lo sapevo, ovviamente. Lui non ha la collana, mio padre. Vabbè, avete letto voi. Ma non c'è modo di invogliarti, è giusto? Io sono il re diabolico, re Balrog. E mi riporta alla solita storia. Sono colui che sempre più governa il mondo. Il nome che ho dato per un governante è il mio, Balrog. E per questo... che ho rapito Sarasa e ti ho portato via. Non c'è posto per due governanti in questo mondo. Posso ucciderti con le mie sole mani. E cosa c'entro? Io sono solo un ninja. Oh no, due teste anziché una, è fortissimo. E adesso che mi ha mandato dall'altra parte. Ma perché mi schianta dall'altra parte che poi dopo mi fa tutti sti danni? Oh, stavolta è disintegrato però. Anch'io però. Non importa quel che dico, mi mancherà, vorrei venire con te, ma ho il dovere di costruire questo paese. Poi è bello che sono morto, proprio il filmato buggato mi devo prendere. Per stare vicino a Derzhal prometti che ti fermerai. Lo farò sicuramente. Questo paese sarà ricostruito, Dio ti benedica. In verità sarei lì, ma sono morto. Signor Dan, però sono morto. Dai, mi dispiace avervi fatto il filmato buggato, ma ecco qua. C'è una cosa importante. E non si sa cos'è, no? L'altra volta stavo facendo le prove, io pensavo che ci fosse una nuova minaccia, o forse perché lei è innamorata, non lo potremmo mai sapere. E con il filmato buggato, senza il personaggio, vabbè che non faceva niente di che, era lo sprite lì che si girava, ma manco si girava secondo me. Abbiamo salvato la principessa e salvato il regno di Derzhal da Balrog. E la principessa Sarasa. E questo, dopo sta schiumata, era Kadash, il
il gioco di metà stagione di Un'estate al Mame, quindi il mid-season finale con un capolavoro, secondo me. Unico del suo genere, GDR a gettoni, come mi piace definirlo. E sì, 89, perché poi su Wikipedia c'è scritto 1980, poi non è vero, cioè, se non c'è scritto giusto, preferisco, mi fido più della ROM che c'è scritto 89. Dopo c'era scritto proprio arcade giapponese, però vabbè, ecco, infatti 1989 Taito, Japan, quindi più veritiero di così. Game over. You can still play, però. E con questa schermata ci salutiamo con Kadash e ci vediamo alla prossima, intanto che tolgo qui, con Un'estate al Mame, e si prosegue fino alla fine agosto, a parte l'ultima settimana che sono via, ma non mancheranno grandi giochi. Bon. Grazie per chi c'è stato e chi ci sarà, potete recuperare sempre su YouTube l'omonimo canale Monpezuma, e bon, ci vediamo alla prossima. Buona.